Perché in tutto il mondo scelgo proprio te e perché poi alla fine ci lasciamo? Queste sono due domande da 1 milione di dollari, a cui però voglio provare a dare una risposta, anche con l'aiuto di un contributo di una collega in un suo recente libro, Letti Sfatti, Umberta Telfner, suggerisce un po' questo, ossia che il desiderio, l'attrazione, il fascino che io provo per qualcuno siano legati al rivedere e riscoprire nell'altro un qualcosa di mio che avevo perduto, un qualcosa che avevo nascosto così bene che non sapevo più dove fosse finito. E quindi nel momento in cui lo rivedo nell'altro ne sono attratto, ne sono affascinato, l'altro mi attira a sé perché lo bramo, lo voglio, voglio riappropriarmi di ciò che non ricordavo neanche più di avere ma che mi fa star bene. Poi però ci si lascia e questo apparentemente è inspiegabile. E questo è difficile da dire, è difficile da comprendere, però se dobbiamo seguire questo ragionamento, nel momento in cui io mi riapproprio di ciò che consideravo essere mio, che finalmente sono riuscito a riscoprire nell'altro, non ho più bisogno che sia l'altro a darmelo, non ho più bisogno di prenderlo da lui, lo sento nuovamente mio e quindi ciò che l'altro mi dava e ciò che mi attirava lui diventa improvvisamente inutile, superfluo, diventa quasi un argomento di conflitto. Ciò che ci ha fatto mettere insieme è anche ciò che adesso ci distanzia. I motivi per cui io ti ho scelto sono quelli che adesso fanno cessare la nostra relazione. E questo è un po' uno spunto di riflessione anche nuovo rispetto all'inizio e alla fine delle relazioni, che secondo me vale la pena approfondire.